Se la noia vi colpisce, lasciatevi andare. Lasciatevi schiacciare, sommergere, spingere verso il fondo. In genere, con le cose spiacevoli, la regola è prima si tocca il fondo, prima si torna in superficie. L'idea qui, per parafrasare un altro grande poeta di lingua inglese, è di guardare dritto negli occhi la cattiva sorte. La ragione per cui la noia merita un'osservazione tanto accurata è che essa rappresenta il tempo allo stato puro, non diluito, con tutto il suo ripetitivo, inutile, monotono splendore. La noia è, per così dire, la vostra finestra sul tempo, su quelle proprietà del tempo che siamo inclini a ignorare con possibili rischi per l'equilibrio mentale. In breve. E la vostra finestra sull'infinità del tempo, in altre parole, sulla vostra insignificanza all'interno di esso. È questo forse che spiega il terrore di serate solitarie e torpide, o il fascino che esercita talvolta su di noi un granello di polvere sospeso in un raggio di sole, mentre da qualche parte si sente il ticchettio di un orologio e la giornata è calda. La volontà a zero. Una volta che questa finestra si è aperta, non cercate di richiuderla, anzi spalancatela, perché la noia parla il linguaggio del tempo e vi insegnerà la lezione più preziosa della vostra vita, quella che non avete appreso qui su questi verdi prati, la lezione della vostra completa insignificanza. Importante per voi, così come per quelli con cui vi troverete a contatto. Tu sei finito, vi dice il tempo con la voce della noia, e qualsiasi cosa tu faccia è dal mio punto di vista futile. Questa non sarà ovviamente musica per le vostre orecchie, eppure il senso di futilità. La percezione del significato ristretto fin anche delle vostre azioni migliori, più veementi, è meglio dell'illusione riguardo alle loro conseguenze e all'autostima che ne consegue. La noia, infatti, è un'invasione del tempo nella vostra sfera di valori. Colloca la vostra esistenza nella sua specifica prospettiva, il che comporta come effetto immediato Precisione e umiltà. La prima va notata, genera la seconda. Più si impara sul proprio conto circa i limiti, più si diventa umili e compassionevoli verso gli altri, verso la polvere sospesa in un raggio di luce, o già depositata immobile sul vostro tavolo. Ah, quanta vita! è finita in quei granelli di polvere, non dal vostro punto di vista, ma dal loro. Voi siete per loro ciò che il tempo è per voi. Ecco perché sembrano così piccoli. E sapete cosa dice la polvere quando viene spazzata via dal tavolo? Ricordati di me, sussurra la polvere. Ricordati di me, sussurra la polvere. E in ciò si percepisce che se dal tempo impariamo qualcosa su noi stessi, forse il tempo, a sua volta, potrebbe imparare qualcosa da noi. Cosa potrebbe essere? Che noi inferiori quanto a significanza, abbiamo la meglio quanto a sensibilità. Essere insignificanti vuol dire questo. Se a farcelo capire è necessaria la noia che paralizza la volontà, allora ben venga la noia. Voi siete insignificanti perché siete finiti. E però più una cosa è finita, più è pregna di vita, emozioni, gioia, paure, compassione perché l'infinità non è poi così vitale, così ricca di emozioni, la noia almeno ve lo dice, perché la vostra noia è noia d'infinito. Rispettatela allora per le sue origini, forse tanto quanto per le vostre, perché anticipa quella infinità inanimata che dà conto dell'intensità dei sentimenti umani e che spesso sfocia nella concepimento di una nuova vita. Con questo non voglio dire che voi siate stati concepiti per noia o che il finito generi il finito, anche se entrambe le ipotesi potrebbero suonare vere. Voglio suggerire piuttosto che la passione è il privilegio dell'insignificanza. Per cui cercate di conservare la passione, lasciando l'impassibilità alle costellazioni. La passione soprattutto è un rimedio contro la noia, un altro naturalmente è il dolore, fisico ancor più che psicologico, spesso conseguenza della passione, anche se non vi auguro nessuno dei due. Eppure, quando soffrite, sapete che almeno non siete stati ingannati dal vostro corpo o dalla psiche. Per la stessa ragione, il lato positivo della noia, dell'angoscia e del senso di insignificanza della vostra esistenza, dell'esistenza di chiunque, e che non è inganno. Potreste anche provare con i libri gialli o i film d'azione qualcosa che vi depositi verbalmente, visivamente, mentalmente, laddove non siete mai stati in precedenza, qualcosa di intenso anche solo per un paio d'ore. Evitate la televisione, specialmente saltare da un canale all'altro, è l'inutilità incarnata. Se ancora questi rimedi dovessero fallire, lasciatela entrare. Lanciate la vostra anima sull'onda della malinconia crescente. Cercate di abbracciare la noia e l'angoscia o lasciatevi abbracciare da loro, che in ogni caso sono più grandi di voi. Senza dubbio troverete quell'abbraccio soffocante, eppure cercate di sopportarlo finché potete, e un altro poco ancora. Soprattutto non pensate di aver compiuto qualche sciocchezza strada facendo, non cercate di tornare sui vostri passi per correggere l'errore. No, e come dice il poeta, credete al dolore. Questa terribile stretta d'orso non è uno sbaglio, nulla che vi debba disturbare. Ricordate sempre che non c'è abbraccio al mondo da cui alla fine non vi scioglierete. Se trovate tutto questo triste, non sapete cosa sia la tristezza. Se trovate tutto questo senza importanza, spero che il tempo vi dia ragione. Se doveste mai trovare tutto questo fuori luogo, in una così nobile circostanza, sarei in disaccordo con voi.